Trovati per la rubrica dedicata al libro, abbiamo oggi un gradito ospite, il dottor Carmine Zambrotta, che è l'autore di un libro molto molto interessante che è già in circolazione da 6 mesi, intitolato L'enigma della busta gialla. Già il titolo è molto intrigante e ci incuriosisce moltissimo. Grazie di essere qua innanzitutto, io ho già letto questo libro e io comincerei dalla domanda più banale forse: perché l'idea di scrivere questo libro, che non è certo la tua prima esperienza, il tuo primo lavoro, poi dopo lo vedremo. Allora, è stata la voglia di mettermi alla prova su un qualcosa di diverso, perché io normalmente mi impegno su saggi, quando riguarda i problemi delle periferie e soprattutto della città. Questa è stata soprattutto anche una richiesta di tanti amici che amano leggere i romanzi, e quindi ne ho approfittato. Però normalmente i romanzi sono di fantasia. Qui io ho soprattutto sfruttato quelle che sono delle storie vere, storie che ho affrontato io direttamente come giornalista e storie anche di altri colleghi che sono stati seguiti. In questo caso tutto incentrato. Ecco, diciamo un po' la trama del libro. È incentrato su una compravendita di esami all'università, ma è, come dire, lo spunto per denunciare un male molto vecchio del nostro paese, che è la corruzione. Quindi da qui, per aprire un discorso, soprattutto rivolto ai giovani, perché non tutto deve essere facile, come purtroppo spesso la televisione ci fa vedere. Quindi tu, oltre a citare esperienze di altri amici, colleghi, mi dicevi che tu stesso hai vissuto lì a Scampia, quindi hai toccato con mano queste realtà, vero? Sì, sono delle realtà molto difficili, ma sono realtà però che sono ricche di energie. Purtroppo manca sempre un progetto per arrivare a qualcosa di diverso. Si parla tantissimo, si chiacchiera tantissimo, ma proprio alla fine non poco si riesce mai a poco si fa. Concludere. Senti, nella tua presentazione dicevi appunto che come esperienza appunto di scrittore hai scritto dei saggi. Parliamo di questa esperienza. Allora, ho iniziato proprio con le periferie, mettendo in evidenza Napoli come capitale delle periferie, cioè far capire oggi che il termine periferia non è più geografico, ma è soprattutto come è sociologico. Io come sociologo mi sono trovato ad affrontare queste situazioni soprattutto con i minori a rischio. E allora in questo saggio, il primo proprio sulle periferie, ho cercato di tracciare una linea di demarcazione. Cosa sono le periferie? Le periferie non sono soltanto quelle aree poste ai margini della città, ma le troviamo anche al centro cittadino. Basti pensare a Forcella, basti pensare alla sanità. Cioè, si parla tanto di progetti, però oggi ancora ci sono delle difficoltà a vivere in quelle zone. Quindi è un concetto, diciamo, questo molto importante che stiamo ribadendo. La periferia in pieno centro della città, come fenomeno sociologico, come realtà sociale. Le città che diventano periferie, perché è un problema nostro, come è un problema che sta a Bologna, al Pilastro, oppure al quartiere Begato a Genova, per non parlare di Palermo, di Catania, e la stessa Bari Vecchia, dove sussistono determinate situazioni. Quindi non sono più aree poste ai margini, ma sono aree centrali. E lo stesso sta accadendo in Inghilterra, dove le baby gang nella City stanno creando numerosi problemi, basta leggere i giornali. Senti, io volevo anche stigmatizzare il tuo impegno, oltre che come scrittore, è una grande coerenza questa, sei molto impegnato nel sociale. So che sei schivo, non parli facilmente di questo. Oggi c'è lo scrittore, ma non posso non approfittare di questo impegno tuo. Allora, ho svolto molta attività nel sociale, soprattutto per quanto riguarda i minori. Stando a Scampia un paio di decenni, ci ho abitato, quindi ho toccato con mano quella situazione. Lì con le parrocchie ci siamo resi conto che era un problema molto grave, quello dei ragazzi. Perché il padre
passare, ecco, quella linea che divide dalla legalità all'illegalità era molto sottile. Allora lì bisognava prendere molti ragazzi. Purtroppo non si è riusciti con tutti, però sappiamo che molti hanno ripreso gli studi, qualcuno lavora, e quindi essere riusciti a salvare pochi ragazzi è già un È grosso già un traguardo. grande successo. C'è qualche episodio in particolare che tu ricordi di questa tua esperienza, di qualche ragazzo, qualche situazione in particolare? E ci fu un'occasione proprio di un'animazione di quartiere che ricevemmo un attacco, ci presero a pietra, cercarono di entrare in questa scuola che c'era stata messa a disposizione, soprattutto loro rubavano, così giusto per sfizio, quello che era il materiale, foglie da disegno, penne, pennarelli. Poi c'è stata una di queste ragazze che piano piano, che erano proprio uno dei, no dei nostri nemici principali, che si è avvicinata a noi e poi era entrata a far parte dopo un po' di tempo, dopo diversi mesi, dopo ha collaborato alle attività della parrocchia. Insomma, io poi li ho persi di vista non abitando più a Scampiglia, però è stato un bel successo anche in quell'occasione. Una bella esperienza ed anche successo, un qualcosa che ti resta dentro e ti fa capire che Certo, qualcosa è possibile fare. certo. E io vorrei anche dire questo nobile fine di questo libro che è già in circolazione, però tu mi dicevi che per i primi 6 mesi ricavato dalle vendite a chi andrà? I diritti d'autore sono andati a un'amica sua che gestisce una missione nelle Filippine e che ha avuto dei danni lo scorso dicembre. Anche lei fa un'attività molto importante perché c'è un orfanotrofio dove accoglie soprattutto e solo bambine, perché lì purtroppo già a 14-15 anni le ragazze diventano schiave del sesso, quindi sono le stesse famiglie a farle prostituite. E lei lotta anche contro il governo, però il problema fondamentale ha bisogno di fondi, perché in quella situazione non riceve fondi statali o locali dal comune in cui vivono. Allora ritorniamo a parlare del libro, addentriamoci un poco più nel profondo, un po' la storia. Certo, per sommi capi, che lo devono Allora, comprare. è soprattutto un racconto che parte da un progetto di alcuni studenti che si mettono insieme e creano un giornale online e da qui nascono tutta una serie di inchieste, vanno a scontrarsi anche con la camorra. Però loro inaspettatamente ricevono una busta gialla sgualcita sotto la porta che contiene tutta una serie di documenti. E questi documenti aprono tutto un universo e poi li fa collegare a un giovane commissario che è molto attivo sul territorio e soprattutto è attratto da questi ragazzi che portano avanti queste inchieste nonostante il rischio. Purtroppo, come capita in tutte le situazioni del malaffare, anche in questo caso abbiamo un intreccio con la politica, addirittura con un prelato che è invischiato in questa Insospettabili, i insospettabile, famosi esatto. insospettabili. Senti, allora, progetti futuri. Progetti futuri in embrione, un altro romanzo, sempre non un continuo, ma sempre collegato a questo gruppo e a questo commissario, e cercherò di entrare in un'altra tematica che riguarda sempre i minori. Quindi un filone, possiamo dire, possiamo Un, dire. momentaneamente un filone, però con degli argomenti diversi, Oggi sempre tratti da storie la vere. storia è vera. Si parla tanto adesso di cyberbullismo, di pedofilia che ritorna sempre. Tratterai anche questi Tratterò argomenti? soprattutto questo argomento, perché noi abbiamo avuto un caso particolare che è stato quello là di Caivano al Parco Verde, dove Parco ci sono Verde. stati due bambini che sono morti e lì l'omertà ha coperto e continua a coprire tutta una serie di situazioni. Perché ci saranno ancora Ci situazioni saranno ancora situazioni, simili. non solo lì, ma ci saranno ancora delle situazioni. Quindi aspettiamo questo nuovo Il nato. prossimo nato. Io ti ringrazio per Grazie a essere voi. qua, grazie per averci scelto e compriamo questo libro che si può trovare in In libreria libreria, online, e sulle maggiori in piattaforme. piattaforma. Va bene, grazie e a voi per Grazie a voi. l'attenzione.